Qui ad Andalo viviamo l'esperienza dei cani da slitta, dello sled dog, in compagnia di Massimo Aimo, che è un istruttore. Innanzitutto, Massimo, parliamo di questi cani che sono i tuoi compagni anche di lavoro nella vita. Sono i miei compagni di vita, questa è una vera scelta di vita ormai da 22 anni e da 10 anni come professionista nel mondo dello sled dog e sul lavoro. La razza è Siberian Husky. Siberian Husky, che è la razza più veloce fra le razze pure da lavoro. E abbiamo anche alcuni Alaskan Husky, che sono ormai considerate le vere Ferrari dello sled dog, ovvero degli ibridi selezionati per le gare di lunga distanza, estremamente veloci, molto resistenti. Cani abituati allo sforzo fisico, alla fatica? Certo, abituati alla fatica, soprattutto ad interagire con le persone, e sono un tutt'uno con il conduttore della slitta, che si chiama Masher, che deriva da una parola francese che vuol dire marcher, proprio perché il conduttore e i cani sono una cosa unica. In testa c'è in questo caso una femmina che è praticamente il capo. Sì, in questo caso è una femmina, potrebbe anche essere comunque un maschio, indifferente, e si chiama leader o command leader, ed è il cane che conosce tutte le istruzioni che riguardano direzioni, cambi di direzione, e il suo scopo è quello di mantenere il team sempre in linea e di dare il ritmo. Il vostro centro rappresenta una novità importante qui per l'Altipiano, per Molveno, e siete anche una scuola. Sì, siamo soprattutto una scuola che vuole comunque portare e far conoscere il più possibile questo sport a tutti. È una cosa molto soft, quindi dedicata sia ai ragazzi a partire dagli 8-9 anni in su, che possono fare l'esperienza diretta di guidare un proprio team di cani con un piccolo briefing di una ventina di minuti, seguiti da un istruttore, possono percorrere questo tracciato di circa 3 chilometri. Uno sport, una esperienza, diciamo così, per tutti. È un'esperienza per tutti, anche per i più piccoli, dai 7 anni in giù, che vengono trasportati dall'istruttore. È anche un'esperienza diretta, a diretto contatto con i cani, possono interagire con loro e soprattutto possono provare l'emozione di guidare direttamente una slitta. Massimo, dallo sled dog, da questi cani, da questi amici, cosa hai imparato? Beh, tantissime cose, soprattutto la dolcezza e l'equilibrio che hanno questi cani, e molto quello che è il contatto umano. Questi cani quasi ti parlano, sono uno strumento incredibile di contatto con le persone, riescono a condividere e a coinvolgere chiunque in questa cosa. So che sono tantissimi anni che fai questo lavoro, proprio a livello professionale, a tempo pieno. Ti sei cimentato dunque anche sulle grandi percorrenze, sulle grandi distanze e dunque nella dimensione, diciamo così, dell'avventura nel grande nord. Sì, per quanto è possibile qua in Europa, la mia carriera è iniziata come agonista nelle gare di sprint, che sono gare più corte. La lunga distanza è reputata a chi ha un numero di cani molto elevato e comunque per il grande nord. La mia esperienza cinofila è iniziata molti anni fa, quasi 30 anni fa, con un'altra razza. Poi, per ragioni così proprio di scelta, volevo un compagno di vita che fosse uno sportivo, un cane sportivo che condividesse con me l'amore per la montagna. E la scelta è stata naturale, Siberian Husky. Da lì è nata questa passione, sono ormai 22 anni che lavoro professionalmente come allevatore e come masher.